Ora che sappiamo quanti millijoule di lavoro resistente fa l'attrito, 216 millijoule, possiamo calcolare il coefficiente d'attrito dinamico. Infatti, il lavoro che fa la forza d'attrito si calcola moltiplicando la forza d'attrito per lo spostamento. L'abbiamo visto in un video precedente, la forza d'attrito è costante, quindi si può fare forza per spostamento. E la forza d'attrito a sua volta si calcola coefficiente d'attrito dinamico per la forza normale, che preme il carrello contro il piano. La forza normale è la forza peso del carrello, quindi Kd mg, per lo spostamento a C, in quanto il carrello si è spostato da A a C, cioè di 60 cm, da 70 a 10. Come spiegato, indicato qua, a C è 60 cm, questa è la forza d'attrito. Io so che il lavoro che fa l'attrito in modulo è 216 millijoule, ricavo il coefficiente d'attrito dinamico con la formula inversa. Riporto il lavoro in joule, 0,216, divido per mg che è il peso del carrello, 3,92 N, e divido per 0,60 metri e ottengo 0,092 coefficiente d'attrito dinamico, un valore abbastanza piccolo, inferiore a 0,10.